Ferragosto di lavoro a Palazzo di Città Pescara per la Giunta Alessandrini, un rimpasto di fine estate destinato a lasciare dietro di sé polemiche e malumori nel Partito Democratico, ma ormai è tutto deciso e non si potrà tornare indietro. In giunta entrano Gianni Teodoro per l'Omonimalista e Simona Di Carlo per il Partito Democratico, lasciano Giuliano Diodati e Laura Di Pietro, ma l'uscita dell'ormai ex assessore ai tributi, alle finanze e allo sport è destinata a lasciare il segno con la componente del PD legata alla parlamentare Vittoria Dincecco e all'assessore regionale Donato Di Matteo in Subuglio il 16 agosto ci sarà la proclamazione dei nuovi assessori e anche la conferenza stampa probabilmente di Giuliano Diodati che potrebbe anche annunciare l'uscita dal PD. In queste ore bocche cucite nella maggioranza a parlare è invece l'ormai ex assessore Di Pietro è vero sono giorni caldi la politica purtroppo è questa, chi non conosce a fondo i meccanismi magari dall'esterno non può capire spesso quello che accade, non sono giochi di potere o giochi per poltrone, in realtà la politica è questa, ci sono delle correnti, ci sono delle maggioranze, ci sono delle rivendicazioni legittimissime, quindi è anche giusto che come sono entrata io due anni fa e sono stata nominata assessore, per me è stata un'esperienza meravigliosa, è giusto che adesso io lasci il passo a chi diciamo il sindaco ha deciso di nominare al mio posto. Il suo nome era stato fatto già diversi mesi fa come possibile eh, assessore da sostituire, ha resistito per diverso tempo però a questo punto è arrivata la decisione del partito e lei si attiene a tutto questo Sì certo, diciamo che ho resistito abbastanza ovviamente quando io sono entrata in questa amministrazione perché me lo ha chiesto il sindaco e l'ho fatto con enorme gioia lo ringrazio tantissimo per l'opportunità che mi ha dato e spero di aver svolto il mio lavoro al meglio con il massimo impegno sicuramente avrò fatto qualcosa bene, qualcosa meno bene ma sono orgogliosa diciamo del mio lavoro. Oggi mi chiedono di fare un passo indietro e non potrei fare altro che accettare ovviamente la decisione. Dopo questo passo indietro, Laura Di Pietro che è di professione e giornalista, tornerà a fare la giornalista? Penso e spero proprio di sì.